Purtroppo, perché il tema della certezza del diritto rimane un grande tema, voglio dire che non sono ancora state pubblicate le motivazioni di questa sentenza, che naturalmente per noi è un po' complicata da capire tutta questa storia, lo dico all'avvocato Panez che mi aiuterà sicuramente. Questo signore era custode del mercato e vigile urbano, secondo quello che il suo avvocato ci ha spiegato, alle 5.30 apriva il mercato come custode, alle 6 prendeva servizio come vigile e timbrava il cartellino. La disposizione interna del comune di Sanremo è che i vigili prima timbrano, poi mettono la divisa. Quando timbrava in mutande non rubava ma regalava alcuni secondi al comune. Io ho fatto un po' fatica a mettere a fuoco tutto, però perché sono una un po' decoccia, come si dice a Roma, Paris. Mi dica la tua opinione, però vado da Klaus. La mia opinione è molto semplice. Per decidere se una persona è innocente o colpevole bisogna conoscere esattamente la situazione. Quando noi ne parliamo mediaticamente non conosciamo gli atti di un processo. Gli atti di un processo non si basano sulle impressioni, non si basano su qualche fotogramma, si basano su una completa conoscenza di quello che è accaduto e su una completa conoscenza delle norme che regolano la materia. Io rispetto delle sentenze dei giudici, quando mi danno ragione e quando mi danno torto. Quando mi danno torto le censuro facendo ricorso dove posso ricorrere, in appello o in Cassazione. Quando mi danno ragione ritengo che abbiano fatto quello che deve essere fatto, come è normale che sia. Naturalmente Klaus. Grazie.